La psoriasi colpisce oltre 125 milioni di persone nel mondo. È molto di più di una malattia della pelle, è una patologia complessa da gestire con un forte impatto psicologico. Per molti, scoraggiati dalle recidive periodiche e da terapie spesso insoddisfacenti, la convinzione è che questa malattia ponga un limite alla propria vita. Da queste considerazioni nasce il cortometraggio Da Capo, realizzato con il supporto di AbbVie, che è stato presentato nel corso di una conferenza stampa in streaming. Noi ne parliamo con Valeria Corazza, presidente dell'Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, che ha dato l'egida a questa iniziativa. Presidente Corazza, perché avete dato l'egida a questa iniziativa? Iniziativa, questo cortometraggio, secondo voi, appunto, quali sono i motivi di interesse? Perché è importante? Ma guardi, è un'iniziativa molto carina e noi sinceramente aderiamo delle iniziative quando si parla di sensibilizzare anche l'opinione nei confronti della nostra patologia. Quindi è stato molto piacevole vedere questo filmato che sotto metafora trasferisce quelle che sono le difficoltà del paziente psoriasico, vale a dire che si trova di fronte al giudizio della persona che ha di fronte, che casomai non conosce la nostra patologia, la difficoltà di ricominciare sempre da capo perché è una malattia recidiva, perché noi non possiamo smettere come pianista di fare esercizio perché è una cura quotidiana e non è sempre solo attraverso una pillola, dobbiamo darci le creme. E quindi è comunque un'iniziativa molto piacevole perché se non altro è diverso da solito. Senta, lei l'ha un po' accennato, però vorrei appunto un suo approfondimento, nel senso che negli ultimi anni la terapia della psoriasi ha subito una fortissima evoluzione e le novità stanno ancora arrivando, anche farmaci di recentissima introduzione. Cosa manca ancora però dal vostro punto di vista, dal punto di vista dei pazienti? Ma dal punto di vista del paziente manca quella che basta pochissimo, sa, con questi nuovi farmaci a fare quella che si chiama la medicina di precisione. Nel senso, tutti questi nuovi farmaci hanno dei target diversi, per cui pur essendo tutti innovativi, non è detto che lo stesso farmaco faccia bene allo stesso paziente, per cui ti trovi a fare un farmaco anti-interleuchina 17, per esempio, lo fai per 6 mesi e non ti fa assolutamente niente, e quindi devi passare a un altro farmaco. Quindi questo noi chiediamo riguardo al farmaco. Quello che noi chiediamo comunque in linea di massima è che non ci venga data una cura, ma che ci si prenda cura di noi, perché noi siamo dei pazienti complessi, abbiamo molte comorbidità, siamo imparentati con le malattie delle ossa, con la sindrome metabolica, quindi come già poi noi chiediamo, noi abbiamo bisogno di essere trattati da un gruppo di medici, casomai se ne sarà uno che sarà il capo fila, ma abbiamo bisogno di un gruppo multidisciplinare. Lo stiamo chiedendo, lo continueremo a chiedere e speriamo che prima o poi ci si arrivi, prima in certi ospedali, in certe situazioni che sono di eccellenza, però per noi il malato deve essere curato bene, in modo equo, uguale in tutto il territorio nazionale. Sì, è stata molto chiara. Senta, Presidente, con la vostra associazione voi fate tante iniziative interessanti. Riesce così a sintetizzarci un po', le ultime attività, le cose più recenti, quelle che le farebbe piacere che fossero conosciute meglio? Beh, la prima cosa è questo che entra nella tutela del paziente e siamo riusciti a presentare una mozione alla Camera che riguarda il passaggio nel piano della cronicità della psoriasi, che fino ad oggi non è compresa, eppure è una malattia che ha tutte le caratteristiche di quelle altre, come il diabete, la reumatologia, ma non facciamo parte di questo piano. Dovremo presentare più o meno la stessa mozione anche al Senato, e poi entrerà nel calendario del nostro Parlamento, che a tutt'oggi, diciamo, passano in testa tutti i, diciamo così, le cose che sono legate a questa situazione di emergenza. Sempre in questa mozione comunque ci sono delle altre cose molto importanti, quello che le ho detto delle strutture multidisciplinari, che si possa avere un PDTA
le nostre, i nostri pazienti vengano curati in modo equo e soprattutto anche un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale. Tutto questo per poter arrivare a una diagnosi precoce. Noi abbiamo bisogno in gran parte anche di un supporto psicologico per migliorare la convivenza con la patologia. Sono cose che fanno parte, diciamo così, della mozione, però noi basta entrare nel piano della cronicità, per tutte le altre ci batteremo come ci stiamo battendo adesso, soprattutto insieme a un'altra cosa che per noi è molto molto importante, che è l'informazione, sia al paziente che deve sapere su che cosa può contare oggi, sia quelli che la malattia non la conoscono e imparino quindi ad amarla e a rispettare chi la porta.